No, la paura no, però sicuramente forse potevamo stare un po' più attenti i primi 10 minuti del secondo tempo, però c'è da dire che loro sono stati bravi appena iniziato appunto il secondo tempo a tenerci bassi e appunto sono venuti a prenderci molto alti e loro sono stati bravi. Il primo tempo avevamo fatto un gran primo tempo, forse potevamo non chiuderla, però comunque magari fare un altro gol per stare un pochettino più tranquilli. E purtroppo non ci è riuscito. Adesso con il Trapani abbiamo una partita molto importante. Se facciamo 3 punti, comunque sarebbe un risultato davvero, davvero molto importante. Quindi noi pensiamo partita per partita, quindi adesso pensiamo a Trapani, cerchiamo di portare a casa più punti possibili e poi faremo, vedremo. Praticamente. No, 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 prego, prego, vai Andrea, vai. E io sono contento per quello che ho fatto a livello personale, però alla fine viene prima la squadra, nel senso, prima di tutto dobbiamo salvarci in questo momento. E quindi, secondo me, in questo momento prima viene la squadra e poi viene il singolo. Senti Gabriele, un fatto ormai, insomma il dato è acclarato, tu sei un giocatore, sei stato il giocatore fino adesso, nel girone di ritorno più importante, sei imprescindibile in questo Pescara, tra l'altro anche il cannoniere con 5 gol, se non vado errato, perché Galano ne ha realizzati 3 nel girone di ritorno. Però la domanda è questa, la tua posizione ha condizionato la scelta del modulo, non solo da parte di Legrottaglia, il predecessore di Sottil, ma anche da parte di Sottil. Credo che sia il modulo ideale questo, anche per le tue caratteristiche. Sì, per le mie caratteristiche sicuramente entrò molto bene appunto come quarto o quinto comunque di centrocampo, mi trovo molto bene. Poi non penso che il mister l'abbia fatto per me, cioè nel senso l'ha fatto per la squadra, perché comunque loro giocavano a 5 per magari metterci tra virgolette a specchio contro di loro. Certo, io l'ho forzata, però insomma i fatti dicono questo, perché tu quando giochi da esterno di centrocampo, insomma puoi allungare la tua falcata, sei davvero imprendibile per le difese avversarie più di quanto tu non lo possa fare, insomma, da terzino. Sì, questo sicuramente giocando un pochettino più avanti, magari anche sui cross dall'altra, quando arrivano i cross dalla fascia sinistra posso magari entrare, quindi sì, sono più libero di attaccare, diciamo. Senti, ti faccio una domanda perché su quella bellissima apertura illuminante di Clemenza, quella è stata un'azione fantastica perché una ripartenza micidiale veloce da Castanos a Clemenza e poi Clemenza col contagiri per te, no? Tu secondo me lì hai tirato bene, qualcuno ha detto avresti dovuto incrociare, ma ha fatto una gran parata a Bardi. Dal vivo anche a me ha dato questa sensazione, nel senso io l'ho presa bene la palla e secondo me ha fatto una gran parata, adesso non l'ho ancora rivista e vorrei rivederla. È stato comunque molto bravo appunto Clemenza a darmi una grande palla ancora.